Israele Hamas, la guerra che divide il Medio Oriente e il mondo. Il 7 ottobre 2023, Hamas, il movimento islamista che controlla la striscia di Gaza, ha lanciato un attacco a sorpresa contro Israele, sparando centinaia di razzi verso le città israeliane. L'azione è stata rivendicata come una risposta all'occupazione israeliana dei territori palestinesi e alla repressione delle proteste a Gerusalemme Est, dove Israele aveva progettato di sfrattare alcune famiglie palestinesi da case reclamate da coloni ebrei. Israele ha reagito con una massiccia campagna di bombardamenti aerei su Gaza, mirando a colpire le infrastrutture e i leader di Hamas, ma causando anche la morte di numerosi civili, tra cui bambini. Hamas ha continuato a lanciare razzi, sfidando il sistema di difesa antimissile israeliano Iron Dome, e minacciando di colpire Tel Aviv, la capitale economica e culturale di Israele. La situazione è rapidamente degenerata in una guerra aperta, con episodi di violenza anche all'interno di Israele, dove arabi e ebrei si sono scontrati in diverse città miste. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato lo stato di emergenza e ha mobilitato migliaia di soldati di riserva, preparandosi a un'eventuale invasione di Gaza. Il capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, ha promesso di resistere fino alla vittoria o al martirio. La guerra tra Israele e Hamas ha avuto ripercussioni in tutto il Medio Oriente e il mondo, dividendo i paesi e le opinioni pubbliche in due schieramenti. Da una parte, ci sono i sostenitori di Israele, che ritengono che il paese abbia il diritto di difendersi dagli attacchi terroristici di Hamas e di garantire la sicurezza dei suoi cittadini. Tra questi, ci sono gli Stati Uniti, il principale alleato di Israele, che hanno espresso il loro appoggio incondizionato al governo di Netanyahu e hanno bloccato una dichiarazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU che chiedeva una tregua immediata. Altri paesi che hanno espresso solidarietà a Israele sono il Regno Unito, il Canada, l'Australia, l'India, il Brasile e alcuni stati europei. Dall'altra parte, ci sono i sostenitori di Hamas, che ritengono che il movimento sia il legittimo rappresentante del popolo palestinese e che stia combattendo per la liberazione dall'occupazione e dall'oppressione israeliana. Tra questi, ci sono l'Iran, il principale fornitore di armi e fondi a Hamas, che ha definito Israele un regime sionista criminale e ha invitato i paesi musulmani a sostenere la resistenza palestinese. Altri paesi che hanno condannato Israele e hanno espresso sostegno a Hamas sono la Turchia, il Qatar, la Siria, il Libano, l'Egitto, la Tunisia, l'Algeria, il Marocco, il Pakistan e alcuni stati asiatici. Tra i due schieramenti, ci sono anche paesi che hanno adottato una posizione più cauta o ambigua, cercando di mediare o di non compromettere i loro interessi. Tra questi, ci sono la Russia e la Cina, che hanno chiesto una cessazione delle ostilità e hanno offerto il loro ruolo di facilitatori, ma senza schierarsi apertamente con una delle parti. Altri paesi che hanno mostrato una certa neutralità o equidistanza sono l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain e l'Oman, che negli ultimi anni hanno avviato un processo di normalizzazione dei rapporti con Israele, ma che allo stesso tempo non vogliono perdere la fiducia dei loro popoli e dei loro alleati arabi e musulmani. La guerra tra Israele e Hamas è una sfida per la pace e la stabilità del Medio Oriente e del mondo, che richiede una soluzione politica e diplomatica. Tuttavia, le prospettive di una fine del conflitto sono ancora lontane, a causa della mancanza di una volontà negoziale da entrambe le parti, della complessità delle questioni in gioco e della frammentazione degli attori coinvolti. La comunità internazionale ha il dovere di intervenire per fermare il bagno di sangue e per favorire il dialogo e la cooperazione tra Israele e i palestinesi, basato sul rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale e delle risoluzioni dell'ONU. Fonti: 1. Guerra Israele-Hamas, la storia del conflitto in breve. Mappe, Sky TG24. 2. Israele-Hamas, i delicati equilibri del mondo arabo. Dall'Arabia al 3. Escalation Israele-Hamas, guida al conflitto in Medio Oriente. 4. USA, Cina, Russia e gli altri, come si schiera il mondo nella guerra. 5. Asia spaccata tra Israele e Hamas, i due schieramenti infiammati dalla Iran, Khamenei.
Israele è un regime sionista criminale, ansa.it. Israele Hamas, il mondo arabo diviso tra condanna e silenzio, il Post, Russia e Cina offrono la loro. Mediazione nella crisi tra Israele e Hamas, il piano di Hamas, distruggere i rapporti tra Israele ed Arabia, Today, Israele-Palestina, le risoluzioni dell'ONU per la pace internazionale.